La palazzina crollata nel primo pomeriggio di ieri a Torre Annunziata era soggetta a ordinanza di sgombero, quindi ufficialmente disabitata. Secondo quanto dichiarano gli abitanti del luogo, però, era solitamente occupata in alcune aree di senza tetto. I pompieri stanno lavorando senza sosta per rimuovere i detriti. Ieri gli istanti drammatici, un rumore sordo e in pochi attimi l'intero edificio è crollato, ostruendo il vicoletto dalle macerie. In ospedale sono state trasportate due persone, Carmela Cirillo, 60 anni, e suo figlio Antonio Longobardi, entrambi residenti in un edificio attiguo a quello crollato. Entrambi sono stati investiti dalla pioggia di pietre nel tentativo di sfuggire al crollo. A salvarli sono stati due agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, i primi ad arrivare sul posto grazie ad una segnalazione. Per alcune ore si è temuto che sotto la montagna di macerie ci potessero essere alcuni bambini che invece erano usciti dal vicoletto qualche minuto prima del cedimento. Anche per questo si è continuato a scavare con le mani fino al pomeriggio. In ogni caso resta lo stato d'allerta perché potrebbero verificarsi altri crolli. Già all'alba, all'ombra dello stesso edificio, erano stati segnalati alcuni cedimenti, cornicioni e pezzi di intonaco. Le forze dell'ordine, su disposizione dei pompieri, avevano deciso l'allontanamento di due famiglie che vivono in un palazzo attiguo a quello ridotto in un rudere. Durante i rilievi effettuati dalla polizia, dai carabinieri e dalla guardia di finanza, gli inquirenti hanno trovato una valigetta poco distante dal palazzo che è crollato. Hanno subito pensato che quindi il crollo fosse stato causato da qualcuno ed hanno chiamato gli artificieri per farla aprire. Giunti sul posto, i militari hanno fatto brillare la valigetta, che però era vuota. Il primo cittadino di Torre Annunziata, Giosuè Starita, ha sottolineato come l'intera zona sia sottoposta a numerose ordinanze di sgombero. Molti ingressi sono stati murati per impedire l'occupazione abusiva degli stabili pericolanti e continuiamo a effettuare verifiche, spiega il sindaco. Costa Rita, per bonificare l'intera area occorrerebbero 100 milioni di euro. Il comune non è all'altezza di sostenere questa spesa per la riqualificazione globale.